preferisce la mortalità pur di tornare a casa, cioè pur di portare a compimento il suo viaggio. Per lui il viaggio conta più dell'immortalità promessa da Calipso, cioè conta di più tornare a casa, ritrovare Penelope, ritrovare la sua terra, ritrovare Itaca, benché pietrosa, piuttosto che rimanere nelle delizie di questo soggiorno straordinario, assolutamente gradevole, all'ombra, diciamo così, di Calipso. Il mito di Enea invece è totalmente diverso, è un viaggio, ma è un viaggio dopo che la propria patria è stata irrimediabilmente distrutta. E quindi il mito di Enea nasce dalla tragedia di una città, la città di Troia, in fiamme. Ma Enea, quando parte, non parte sradicandosi dalla sua patria, non parte cancellando il ricordo della sua patria, ma quando parte si fa accompagnare dal suo figlio Ascanio, che costituisce, come dire, la promessa dell'avvenire, ma anche dal suo vecchio padre Anchise. Quando lui vede Troia in fiamme e sta per andare via, Anchise dice: mettiti in salvo, partite voi. E quando vede che Enea invece vuol portare anche il suo vecchio padre, gli dice: ma che cosa mi porti a fare? Io ho poco tempo da vivere, pochi mesi, è inutile portarmi. E Enea invece se lo carica sulle spalle, si assume l'onere della paternità, la responsabilità di essere fedeli ai padri, lo mette sulle proprie spalle e insieme ad Ascanio, suo figlio, parte cercando di ritrovare una nuova patria che poi troverà appunto in Roma. Quindi il mito di Enea, che oggi viene letto attraverso una lettura che è un po', diciamo, risente della retorica e della demagogia del tempo, semplicemente come una sorta di immigrato ante litteram, in realtà è un signore che parte cercando di andare a fondare delle città che siano fatte a immagine e somiglianza della sua patria originaria. E questo mi sembra un elemento importantissimo da sottolineare in Enea. Questo senso di continuità che, oltre che Virgilio, riuscì a raffigurare in modo plastico il Bernini attraverso una famosa, straordinaria scultura in cui appare appunto questo personaggio mitico di Enea che ha sulle sue spalle il vecchio padre Anchise e che porta il suo figlio Ascanio verso la nuova terra. La città che verrà fondata, cioè Roma, il destino di Roma, dell'impero, dell'Occidente, nasce da questo desiderio inesausto di rigenerare attraverso un viaggio la patria perduta. Il mito che cos'è esattamente? Innanzitutto è l'irruzione di un evento straordinario. Cioè quando si dice a una persona sei mitico, sei un mito, o quando si dice entriamo nel mito, si entra in una dimensione straordinaria. Non è la vita di tutti i giorni un mito, è un evento eccezionale, è un evento assolutamente straordinario che esula dalla quotidianità. Quindi questo è il primo elemento forte di un mito. In secondo luogo, un mito che cos'è? Lo dicevamo prima a proposito del viaggio. È un racconto delle origini. Ogni mito è un racconto di fondazione. È un racconto che richiama la nascita del mondo, l'origine della città, l'origine della tua famiglia, la storia di una civiltà, l'origine di una patria. Tutto ciò che costituisce un mito è sempre un racconto di fondazione, cioè quando è stata fondata la tua città. E quello che viene raccontato in un mito non è né la verità storica, ma nemmeno la menzogna. È una cosa diversa, è una categoria diversa. Non corrisponde né con i fatti, ma nemmeno con le illusioni. Perché il mito costituisce proprio un racconto su un altro piano, con altri occhi, sotto altra luce. Quindi rappresenta l'irruzione di un evento straordinario. E allora un mito che cos'è ancora di più da un punto di vista psicologico e personale? È una proiezione. Io attraverso il mito fuoriesco dalla mia dimensione quotidiana, esco dal quotidiano, dal presente, dall'oggi, dal momento, ed entro in una dimensione superiore. Entro in una dimensione straordinaria che mi collega a un passato, ma anche a un futuro, e alle volte mi collega anche a un piano superiore, trascendente, a un cielo, a un mondo di dei. Il mito è alle origini non solo del viaggio,
ma anche di tutti i grandi viaggi virtuali dello spirito umano, come accade nella Bibbia, come accade negli Upanishad e tutte le grandi opere della tradizione orientale. Quindi il mito è non solo alle origini dell'arte, ma anche alle origini della religione. E mi spingerei ancora una volta, il mito è alle origini di quello straordinario viaggio che è il pensiero, che è la filosofia. Noi non avremmo la filosofia se non avessimo un mito alle origini. Persino Platone, che ingaggiò una guerra terribile contro Omero, perché per lui la poesia in qualche modo, come dire, traviava la gioventù, la addolciva, la rendeva priva di dignità, di virilità nel senso spirituale della parola. Quindi persino Platone, che ha combattuto la poesia, che ha bruciato le sue poesie di quando era adolescente, persino Platone, per raccontare la sua filosofia, si è valso di grandi miti, il mito di Atlantide, il mito di Erme, il mito della caverna, tutti gli straordinari miti. Quindi persino lui, che riteneva la favola come un incantamento, che riteneva la poesia come un'illusione, alla fine si è reso conto che senza del mito la filosofia non aveva corso. Come la parabola è per il cristianesimo, così il mito è per Platone. Siamo con Marcello Veneziani, una lectio magistralis sul mito e le connessioni fra il mito e il viaggio, professore. Il mito e il viaggio appartengono alla stessa famiglia in qualche modo, perché tutti e due sognano la lontananza, sognano cose straordinarie e tutte e due si fondano su un racconto. Il mito è un racconto di fondazione, racconto delle origini, ma anche il viaggio, il fascino del viaggio è anche nella sua narrazione, cioè nel piacere di raccontarlo, di ricostruirlo poi con la mente, con le parole, con gli scritti, con i libri, attraverso una letteratura del viaggio. Quindi io credo che il mito e il viaggio siano un po', come dire, compagni di viaggio. Un pubblico molto attento, molto partecipe, tante domande anche, diciamo, sulla contemporaneità. Lei ha avuto infatti modo di dire che in qualche modo praticamente l'Europa ha smarrito la strada. Sì, la strada per l'Europa partiva proprio dal mito, cioè o diamo ai cittadini europei una motivazione alta che affondi nelle nostre radici, nella nostra civiltà, nel mito che ha fondato l'Europa, oppure un'Europa costituita soltanto sulla base del parametro finanziario, della moneta, delle banche, delle oligarchie, non va da nessuna parte, perché è un'Europa innanzitutto che serve a pochi e non a tanti, poi è un'Europa sradicata, spaesata, priva di un riferimento con la propria civiltà, e poi ancora è un'Europa che non ha un suo racconto, cioè non sa cosa dire di se stessa, non ha la magia della narrazione. E da qui io credo la necessità di rifondare l'Europa a ripartire dal mito. Qual è invece il rapporto fra il mito e il linguaggio? Ma il mito e il linguaggio inizialmente hanno un rapporto strettamente intrecciato, perché il linguaggio in qualche modo deriva dal mito. Se mito vuol dire parola, il linguaggio in qualche modo è una matassa che si dipana dalla parola originaria, quella parola mitica da cui prende spunto. Quindi diciamo che il linguaggio è l'applicazione della logica a un mito originario, e l'applicazione del discorso, quindi del logos, a un mito da cui parte. C'è sempre un'intuizione originaria, una parola chiave, un incipit, una creazione, e poi segue il discorso. Il linguaggio è, diciamo, la corda tra l'uno e l'altro, tra il mito e il pensiero, e il linguaggio il tramite indispensabile per comunicare i miti, anche se devo dire alle volte il linguaggio dei miti è fondato sul silenzio, sono miti senza parole che però dicono anche quando non parlano, c'è anche un linguaggio nel silenzio che è profondo e tenace e alle volte dice molto di più dei vaniloqui di alcuni pensatori, me compreso. Siamo con Tiziana Gasparroni, che insieme a suo marito Guido è titolare dell'Hotel Astoria, una struttura
che ha anche una grande sala conferenze in cui si è svolta l'appuntamento di stasera con Marcello Veneziano. Chiediamo a Tiziana un suo giudizio della serata. Una serata bellissima, un Marcello Veneziani fantastico come sempre. Sono molto contenta di aver ospitato questa manifestazione qui in questa sala, perché la nostra strategia di mercato è la cultura, l'arte, per cui è stato un grande onore, un grande piacere avere qui Marcello Veneziani. Spero che ce ne siano altri di questi eventi. Ringraziamo Tiziana di cuore. Siamo con l'assessore alla cultura nonché vice sindaco del comune di Fermo. Chiediamo un giudizio sulla serata. C'è poco da dare un giudizio, direi un'ovazione rispetto al viaggio che il professor Marcello Veneziani ci ha fatto fare a tutti quanti. Devo dire, sala gremita anche questa sera dopo il bel successo di Augias al Teatro dell'Aquila. Questa sera siamo alla sala congressi dell'Hotel Astoria, che generosamente ci ha prestato lo spazio, la location, vista la situazione di difficoltà che abbiamo per le sale colpite dal sisma, ma questo non ha spento l'entusiasmo dei partecipanti. Dicevamo un viaggio importante, una lectio magistralis sul tema del mito soprattutto, prendendo spunto dall'ultimo libro di Marcello Veneziani, e anche in questo caso da notare, devo dire, la grande partecipazione del pubblico, tante domande, tanti appassionati, anche nel dettaglio, nello specifico, catturati da un excursus tra lo storico e il filosofico e poi la sua declinazione nella vita di tutti i giorni. Quindi proseguiamo avanti a vele spiegate verso i prossimi incontri di Fermo sui Libri. Il prossimo incontro qual è? Franco Arminio, che è il nostro poeta, il poeta del paesaggio, che ci attende alla Biblioteca Romolo Spezioli la prossima settimana, e andremo con lui tra i versi a parlare proprio di viaggio all'interno del paesaggio, all'interno degli alberi, all'interno delle colline, nel legame che il paesaggio ha poi con il lavoro, con la storia e con la vita di tutti noi.